Allora, vorrei partire dalla fine, e cioè dalla roba assurda che è successa nel finale, poi vedrete anche la mia live reaction con tutto il discorso di come l'ho vissuta, e vorrei partire analizzando l'episodio finale dicendo che per quanto mi riguarda quello non è mai fuori gioco attivo, è sì in fuori gioco Bonucci, ma non tocca la palla e non fa niente per impedire la parata di Sepe, quindi per me quello è un gol da non annullare minimamente. Quindi questa è la mia analisi dell'episodio e mi ha sorpreso vedere il gol annullato. Secondo me era un gol da convalidare, quello lì. Quindi vorrei partire da questa cosa qua. Poi vi invito a scaricare il numero di ES, l'applicazione è qui sotto in descrizione. C'è un mio articolo che è uscito l'altro giorno su Massimiliano Allegri che secondo me è molto interessante, vista anche la partita di questa sera e il discorso che dobbiamo fare proprio in questo momento. Ci sarà il mio post partita di Monza Juve, che non sarà sul canale, ma bensì sul numero 10, e avrete la possibilità anche di vincere qualche maglia. Allora, ragazzi, come vedete sono molto tranquillo. E la cosa mi sorprende. Cosa mi sorprende? Perché a fine primo tempo ero imbestialito, e lo vedrete nella reaction perché c'è un pezzettino di sfogo veramente a livelli allucinanti, ma credo che sia necessario calmarsi in questo momento e cercare di fare un'analisi quanto più lucida possibile, anche nei confronti di una partita assurda come questa. Ribadisco, profilo arbitrale l'abbiamo già analizzato. Per me è un gol da non annullare e per me era giusto terminare 3-2 questa partita per quell'episodio arbitrale. Se devo dirvi che il risultato è giusto, che sarebbe stato giusto un 3-2 per la Juve, beh, io qui alzo le mani e me ne tiro fuori perché la partita di questa sera, ragazzi, avrebbe semplicemente nascosto sotto il tappeto una marea di polvere con quel 3-2, veramente tanta. E vi giuro che queste cose le avrei dette anche in caso di vittoria per 3-2, avevo già pronto tutto perché non può essere un risultato di una partita a cambiare la sensazione e l'emozione, è quello che sto provando adesso. Ragazzi, io stasera mi sono vergognato di tifar per la Juventus. Il gol del 2-2 non sono nemmeno riuscito ad esultare perché l'unica cosa che serviva stasera erano i 3 punti. E un punto o 0 punti questa sera mi cambiavano decisamente poco. Sono stato prosciugato anche della gioia del gol, dell'esultare. Avevo esultato al gol di Milik del 3-2 invece, anche questo vedrete nella live reaction, perché ribadisco, questa sera io avevo chiesto due cose e chi ha visto il mio pre-partita lo sa. I 3 punti che non sono arrivati, anche per quello che è il discorso relativo all'arbitro, e l'atteggiamento. E io queste due cose non le ho viste. Ho visto 15 minuti fatti bene dalla Juventus nei primi 15 minuti, dove magari ci stava anche a segnare gol, è mancato probabilmente solo il gol per andare in vantaggio. E poi il gol della Salernitana e tanta Salernitana fino all'ultimo secondo, dove Bremer con quella mano regala il calcio di rigore agli ospiti che segnano il raddoppio con Piontek. Quindi 2-0 fine primo tempo che nell'ambito della meritocrazia applicata al calcio, per quello che ha mostrato il campo, secondo me era giustissimo, perché noi siamo una squadra che era partita in un certo modo e poi ci siamo sciolti come neve al sole. Noi torniamo in campo con questo atteggiamento incredibile, come se avessimo voglia di spaccare tutti, di uccidere tutti, come se fossimo la squadra più forte del mondo. Troviamo anche il gol, perché riusciamo anche a trovare il gol con Bremer, con un bel colpo di testa, con una bella voglia di Kostić mettere dentro quel pallone, e poi questo effetto nervi va a svanire, questa voglia va un pochino scemando. Troviamo il pareggio al 90° per un rigore, che batte Bonucci tra l'altro, e anche questa cosa un po' l'ho trovata assurda, perché c'è Vlahovic che mi sembra avere il piede caldo, però vabbè, per fortuna Bonucci ha segnato sulla ribattuta di un rigore che aveva sbagliato, tra l'altro anche complicato. Avere la freddezza di ribadire in rete di Mancini una acrobazia, un rigore che avevi sbagliato sotto di 2-1, quindi veramente bene per quello che è stato il pareggio, però questi sono soltanto gli episodi chiave della partita che portano ai gol, perché se vado ad analizzare quella che è stata la gara di per sé, è una Juve che le occasioni più pericolose, come la traversa di Milik o il tiro di Milik a fil di palo o il tiro di Vlahovic, sono tutti ragazzi tiri da fuori area. Una Juve che dentro l'area pericolosa non ci arriva mai. Il punto di fondo è che non è una partita tanto per che te metti i bigliettini nel cappello, tiri su, tiri fuori il bigliettino con scritto
Juventus-Salernitana, è la partita che è andata male e quindi no. Cioè non è qua non si tratta nemmeno più di un discorso di prestazione, giunti a questo punto. Qua è anche un discorso di risultati. La Juventus ha vinto due partite in questa stagione, ha vinto col Sassuolo e ha vinto con lo Spezia. Pareggiato con la Samp, pareggiato oggi con la Salernitana, ripeto, fermo restando l'episodio arbitrale, ma questo è una tantum. Che certo, sono due punti in più, però tutto il resto che è stato la Juve è stato poco e niente. Questa è una squadra che non vince. Questa è una squadra che non vince. Questa è una squadra che va sotto di due gol con la Salernitana e difficilmente c'è anche la reazione giusta, perché per me la reazione c'è stata, ma non è stata la reazione giusta. Cioè, io non vedo l'atteggiamento e non capisco perché questo atteggiamento è sfarfallante. E rifaccio l'analisi che ho fatto su Instagram nel post partita col PSG. Possiamo parlare di numeri, possiamo parlare di moduli, possiamo parlare dei singoli, possiamo parlare di quello che volete, ma finché mancheranno i coglioni di scendere in campo e capire che sei alla Juventus, questa cosa non andrà. E questa è tanta colpa dei calciatori. Questa è tanta colpa dei calciatori, perché i calciatori certo si cagano addosso in determinate situazioni, mi viene in mente Kemi, mi viene in mente Quadrado, mi viene in mente McKennie, autori di una prova bruttissima. Però questo non è solo calciatori, ragazzi, questo è anche allenatore. Vi dico, per come la vedo io, è soprattutto allenatore. Perché nel momento in cui vedi che quel calciatore non ce l'ha quella cosa, non te la può dare in questo momento, scegliene un altro. Se vedi che Quadrado è un morto che cammina nelle ultime partite, e mercoledì c'è il Benfica, ma non farlo giocare. Se vedi che Ken è un giocatore che in questo momento non ti può dar niente, ma non farlo giocare. Metti Milik davvero a questo punto, dato che bene o male di turnover se n'è fatto poco in questa partita, anche per via dei tanti assenti, certo, però anche qua poi torniamo in un discorso infortuni legato allo staff tecnico di Allegri che si è scelto, e ho già fatto un video riguardo, non voglio tornarci sopra. Però, dato che di turnover questa partita c'è stato quasi poco niente, perché c'è stato Danilo praticamente di turnover, allora vai fino in fondo. Vai fino in fondo e cerca di portare a casa 3 punti, perché non li hai portati a casa nemmeno non facendo turnover ed essendo obbligato poi a mettere dentro i Milik, Danilo che volevi far riposare. Questa è una Juventus, ragazzi, che non ha anima. E lo ripeto, il problema non è sbagliare una partita ogni tanto, perché la partita sbagliata in cui c'hai la battuta d'arresto di tanto in tanto ci può stare. No, ormai la partita sbagliata è quella giusta. Noi siamo arrivati al punto che la partita sbagliata è quella giusta, che la partita pescata dal cilindro è la vittoria o la prestazione fatta bene. Perché se io vado a pensare all'unica partita di cui mi sono sentito davvero padrone del campo è stata quella con la Roma, perché anche il 3-0 col Sassuolo, poi Sassuolo ha avuto le sue opportunità. Quella con la Roma siamo stati spreconi, ma siamo stati veramente padroni del campo per una sessantina di minuti, perché poi è venuto meno anche l'aspetto tecnico, l'aspetto fisico, scusate, e quindi ci siamo sciolti come neve al sole. Ragazzi, mercoledì c'è il Benfica. Quindi c'è il Benfica, è difficile, e domenica c'è il Monza. E io credo che in questo momento la Juventus non possa non ragionare sulla figura di Massimiliano Allegri. Mi dispiace dirlo, io voglio tanto bene a Massimiliano Allegri, lo rispetto tanto per quello che ha fatto nella sua prima avventura alla Juventus, ma questo Massimiliano Allegri è un allenatore che, ribadisco, con tanti errori dei calciatori, e per questo non sono qua a dire che Allegri è l'unico problema della Juventus, perché sarebbe una bugia, ma in questo momento Massimiliano Allegri non è nemmeno la soluzione della Juventus, o almeno fino a questo punto non è stato in grado di dare la soluzione. Io lo dico tranquillamente, io fossi nei panni probabilmente di Massimiliano Allegri questa sera mi dimetterei. Mi dimetterei. Lo dico nella più totale tranquillità, che è un po' anche il discorso che avevo fatto per Andrea Pirlo dopo la cocente sconfitta per 3-0 col Milan. Io fossi stato Pirlo quella sera mi sarei dimesso. E fossi Allegri questa sera mi dimetterei. Con le campane che suonano a morte proprio in questo istante. Perché io in questo momento non vedo Massimiliano Allegri in grado di poter dare qualcosa alla Juventus, qualcosa di concreto alla Juventus, qualcosa di serio alla Juventus. Non vedo un Allegri in grado di poterla gestire questa squadra e di poter dare qualcosa in più a questa squadra che, ripeto, perché quando quest'estate vi dicevo che la Juve nei nomi, nei titolari dei nomi c'era la squadra, ma nelle riserve mancava qualcosa, mi prendevo gli insulti. Mi si diceva, ma aspetta la fine del mercato, ma pretendi troppo, ma vuoi troppo. La Juventus non ce li ha 11 riserve come gli 11 titolari, e questo è un discorso relativo al valore dei calciatori e a quello che tirano i calciatori. Però la Juventus in questo momento non ha nemmeno un allenatore che sta riuscendo a dar qualcosa. Quindi io fossi la Juventus oggi ci penserei seriamente,
perché mercoledì col Benfica ti giochi la Champions, cioè è inutile girarci intorno, mercoledì col Benfica ti giochi la Champions e sono il primo a sperare che Massimiliano Allegri possa vincere mercoledì col Benfica e portare a casa 3 punti, perché senza quei 3 punti lì esci pure dal girone. Quindi vedetela voi, se volete leggerla come un Allegri out, leggetela come un Allegri out, ma io ribadisco, fossi in Allegri stasera mi dimetterei. E fossi nella Juventus inizierei a ragionare, perché poi ci sono, dopo queste 2 partite che mancano, quindi Benfica e Monza, ci sono una decina di giorni, 15 giorni di tranquillità in cui si può lavorare con qualcun altro, se si deciderà di andare su qualcun altro. E io almeno un giro di telefonate, dato che sei liberato tu, che le farei. Fuori ci sono 2 allenatori di alto livello, che sono Zidane e Tuchel. C'è un discorso economico alla base di tutto ciò, cioè che Massimiliano Allegri prende ancora tanto, ha 2 anni di contratto più tutto questo, questi altri sicuramente vorrebbero altri soldi, la Juventus verosimilmente chiuderà con un rosso di bilancio di 250 milioni, da quanto ho letto dalle previsioni, quindi sicuramente in questo momento la Juve non ha a disposizione chissà che cosa a livello economico, e si traduce anche nel mercato che è stato fatto di un certo tipo, e secondo me la soluzione migliore in assoluto sarebbero le dimissioni di Massimiliano Allegri, perché andrebbe a rinunciare appunto a quello che gli spetta. Poi non penso che lo farà, cioè io ribadisco, io fossi Massimiliano Allegri oggi alzerei le mani e mi arrenderei perché non mi sembra in grado di dare quel qualcosa che serve a questa squadra, fermo restando che non è l'unico problema, perché ci sono davvero dei calciatori in questo momento che non sembrano non calciatori da io, non sembrano calciatori e fine, cioè non sembrano calciatori. Però credo proprio che Allegri abbia finito il suo corso alla Juventus e io sarò il primo, eventualmente, dovessimo continuare con Allegri, dovesse rimanere Allegri, dovesse non dimettersi, dovesse non cambiare dirigenza, sarò il primo ad essere felice di vedere Allegri alzare un altro trofeo, una Coppa Italia, uno scudetto, magari una Champions League, chissà, magari sarà lui che ce la farà vincere. Io in questo momento però vedo tutto nero, vedo tutto negativo e per me non c'è futuro, per me oggi non c'è futuro. Quindi non è uno scendere dal carro Massimiliano Allegri, io rimarrò ben saldo sul carro finché ci sarà qualsiasi allenatore, tiferò per la sua permanenza, tiferò perché la sua permanenza significa andare bene alla Juventus. Ma ad oggi non vedo i presupposti per andare avanti a lavorare bene con lui. E quindi se fossi la dirigenza mi guarderei intorno, inizierei ad informarmi, poi è ovvio che non cambierei tanto per cambiare, non prenderei un traghettatore a caso. Ecco, questo lo dico con grande chiarezza, non sono qua a dirvi qualsiasi allenatore al posto di Allegri, anche il primo che passa, no. Però se ci sono 2 allenatori come Zidane e Tuchel che sono fermi, e sono 2 allenatori che comunque in Europa hanno vinto, in giro per il mondo hanno dimostrato, io un attimino ci penserei. Perché il discorso di fondo non è nemmeno, mannaggia, abbiamo pareggiato e non ci agganciamo allo scudetto, mannaggia, potevamo vincere, ma anche se avessimo vinto dire, fiu, meno male, siamo rimasti lì attaccati. Il punto di fondo, secondo me, è che continuando su questa falsa riga e con i calciatori che la pericolosità te la danno con i tiri da fuori sulla tre quarti in casa tua con la Salernitana che aveva in vantaggio di 2-0 e aggrapparti con forza a un episodio arbitrale perché sennò sta partita non la vinci, quando bastava semplicemente non far fare 2 gol alla Salernitana o comunque essere più lucido te in tante scelte. Questa è una squadra senza anima, ragazzi. Io non vedo l'anima di questa Juventus, non so, dovrò mettermi gli occhiali, non ne ho la più pallida idea, non lo so, magari qualcuno qualcosa di buono ce lo vede, ma il punto non è nemmeno più lo scudetto, cioè il punto non è nemmeno stare qua a dire oh ma lo vinciamo lo scudetto oppure non lo vinciamo, stiamo a lottare oppure non stiamo a lottare, no, il punto secondo me è diverso, il punto è che continuando su questa falsa riga nemmeno i quarti posti, cioè nemmeno i 2 obiettivi minimi degli ultimi 2 anni che sono stati i quarti posti, nemmeno i quarti posti, nemmeno i quarti posti. E vi prego, cioè, davvero ve lo chiedo, guardate, mani conserte, ve lo chiedo per favore, non venitemi a dire, eh sì, però manca in Chiesa, Pogba, Di Maria, Locatelli, vi prego, non ditemi una cosa del genere, perché andare sotto di 2 gol con la Salernitana e aver bisogno del rigore al 90esimo per pareggiarla e magari fare il diavolo a 4 e mascherare tutto il dietro a è colpa dell'arbitro, non ci eleva, cioè ci abbassa, ci mette pienamente dentro la mediocrità. Cioè, questa sera parlare dell'arbitro o parlare delle assenze, non ho ancora visto il post partita di Allegri, lo dico in maniera preventiva e lo dico nei confronti anche di tutti i commenti che sono sicuro leggerò, parlare di queste 2 cose che sono comunque attenuanti e le condivido, ma non è il focus principale della serata. Il focus principale della serata
è che per l'ennesima volta la Juventus è apparsa lontana da quella che dovrebbe essere la Juventus. Per questioni legate ai calciatori e per questioni legate all'allenatore, nelle decisioni, nella gestione degli uomini e soprattutto in quello che si fa nella settimana, nel preparare la partita, nel far capire ai giocatori che quando hanno la palla devono fare un certo movimento, che la palla in aria ci deve arrivare perché si fa così, perché si fa colà. Io in questo momento vedo autogestione. In questo momento vedo autogestione e non credo che ci siano presupposti per tornare a vincere con Massimiliano Allegri. Se Massimiliano Allegri continuerà a seguire questa linea, poi magari domani cambia tutto, trova la quadra del cerchio, trova la formazione di titolare, smette di far giocare quelli che non considera pronti, fa giocare sempre solo i titolari, trova il modulo, trova l'atteggiamento, trova lo schema, trova quel cazzo che volete voi e non ne perdiamo più neanche una, le vinciamo tutte da qui alla fine e facciamo il triplete. Per oggi mi sembra la cosa più lontana possibile dalla realtà. Più lontana possibile dalla realtà. E davvero ve l'ho voluta dire con una tranquillità assoluta, senza urla, senza versi. Quelli arriveranno nella live reaction perché ero avvelenato, ragazzi. Ero arrabbiato come una biscia. Adesso ve lo voglio dire invece proprio tranquillamente e penso con tanta lucidità perché questa cosa non è un discorso che mi nasce stasera. Questa cosa, per chi sta seguendo i video, la sta sentendo. La sta sentendo che sono sfiduciato. Che mi sta mancando la fiducia, mi sta mancando l'appoggio nell'allenatore. E io credo che anche la Juventus stessa, dentro le quattro mura dirigenziali, stia avvertendo la stessa sensazione. Non è un voler andare contro la Juve, non è un voler andare contro Allegri, non me ne frega niente di sta roba. Mi interessa la salvaguardia della Juve e credo che la Juventus stessa stia ragionando queste cose per il bene della Juve. Continuando a voler bene a Massimiliano Allegri, continuando a rispettare quello che ha fatto nel passato. Ma quello che sta facendo nel recente passato e nel presente non è né da Massimiliano Allegri né da Juventus. È da una squadra semplice, banale e che se inizia a aggrapparsi anche alle assenze e agli errori arbitrali diventa veramente mediocre perché lo sappiamo, poi sono le scuse di quelli che non vincono e quelli che vincono invece festeggiano e con gli altri rosicano e basta. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo dopo con la live reaction.